bellissimo applauso per iniziare questa serata di Festival Internazionale Anime di Carta in occasione del 2 aprile, giornata internazionale sulla consapevolezza dell'autismo. Quindi è un'occasione maggiore per poter sensibilizzare su questo argomento. Facciamo un altro applauso, dai. Iniziamo subito con il nostro caro amico, lui è Andrea Palone. E attraverso l'arte terapia, la musicoterapia, abbiamo affrontato un percorso di crescita e abbiamo pensato appunto di iniziare questa serata con una canzone che lui vuole donare a voi, una canzone di Modugno, che appunto rappresenta la volontà di volare, quindi di andare oltre. Vi lascio il microfono e tutto questo bellissimo pubblico. Un applauso ad Andrea, alla Locanda Blues che ci ospita ogni settimana, a tutti gli assistenti di Anime di Carta, al fonico Davide che è bravissimo, anche il nostro carissimo amico Polpo di Dori che ci aiuta ogni giorno, Pasquale Sciandra con la sua produzione scenografica e poi Fabio Fraolini che dopo sentirete qui sul palco e che ci ha sostituito per tanti giorni, per 2 mesi circa, in questa bellissima locanda. Grazie ancora a voi Andrea. Thank you.
emozioni e soprattutto, ecco, non sapeva che attraverso la musica poteva arrivare così in alto. È stato bellissimo. Oggi è molto commovente vedere come tu riesca ad essere sempre più sicuro di te su un palco con tanta gente che magari tanto tempo fa non riuscivi ad affrontare, non riuscivi a condividere e a comunicare. Quindi un altro applauso. Io penso che la ricerca nella medicina, ma anche nella psicologia, debba andare più verso l'arte, la musica, perché ci libera il cuore, ci apre la mente e riesce a far comunicare esseri che possono essere diversi tra loro, ma soprattutto con un modo diverso di comunicare. La musica è universale. Grazie a tutti voi musicisti che ce lo fate ecco, comprendere ogni giorno. Grazie ancora. Grazie a tutti ancora.